Arriva la primavera e finalmente, dopo un lungo periodo di allenamenti indoor, inizia la fase preferita dal triatleta, i lunghi allenamenti all'aria aperta, ma soprattutto si apre la stagione delle gare. È tempo di mettersi alla prova e di verificare la propria condizione fisica. Ma non per tutti è così. Per molti questo periodo dell'anno coincide invece con una fase di down. Stanchezza, spossatezza e mancanza di voglia sono i classici sintomi del mal di primavera, dovuto appunto al cambio di stagione che porta con sé un maggior numero di ore di luce e un incremento delle temperature. Il caldo non è certamente amico degli sport di endurance, come appunto il triathlon. Con il caldo entra in gioco un fattore fisiologico, la termoregolazione, quel meccanismo di autodifesa che il tuo organismo mette in atto per disperdere il calore prodotto in eccesso, così da mantenere stabile la temperatura corporea. La dispersione di calore avviene principalmente attraverso la sudorazione. Un litro di sudore comporta la perdita di circa 580 kcal. Questo processo costa quindi molte energie al tuo organismo. In condizioni di riposo si perde circa un millilitro di acqua al minuto, ma in determinate condizioni, ad esempio durante l'attività fisica, la perdita per minuto può arrivare addirittura anche a 25 millilitri al minuto e oltre con temperature esterne elevate. Tutto questo ovviamente condiziona in senso negativo la nostra prestazione, ma esiste un modo per combattere il mal di primavera. Prima di tutto impara ad ascoltare il tuo corpo. Se percepisci sensazioni negative come stanchezza, mancanza di energia, voglia di allenarti, effettua una fase di scarico, diciamo di adattamento. Riduci il numero di allenamenti e soprattutto l'intensità degli allenamenti stessi, così da dare il tempo al tuo organismo di abituarsi al cambio di clima. Potrà sembrare scontato, ma è sempre meglio ricordarlo. Evita di allenarti nelle ore più calde e utilizza indumenti traspiranti che lasciano cioè respirare la tua pelle, facilitando così il meccanismo di termoregolazione. Ma soprattutto incrementa l'introito idrico. Bevi più acqua prima, dopo e durante l'allenamento. Modifica la tua dieta, incrementando l'apporto calorico giornaliero e cercando di assumere alimenti più ricchi di acqua, come frutta e verdura. E come ultimo consiglio, voglio darti quello di favorire il reintegro dei sali minerali e vitamine tramite l'assunzione di integratori alimentari e multivitaminici, così da fornire un apporto maggiore di calcio, magnesio, zinco, potassio e vitamine. Spesso la semplice reidratazione tramite acqua non è sufficiente a bilanciare la perdita di determinate sostanze e in questi casi un aiuto esterno favorisce il recupero di energia e di voglia di allenarsi. Anche per oggi è tutto, ci sentiamo presto e buon triathlon! Ciao!